Gian Piero Abate, fisico, teologo, come leggete voi dal volantino, cambiamento o speciazione, una visione quantistica dell'accoglienza. A te, Gian Piero. Grazie Alviano. Io parto da un caso reale, è un caso che si trova descritto nel libro L'uomo che scambiò sua moglie per un cavallo, dove Oliver Sacks documenta il caso di due fratelli gemelli autistici, che si chiamavano John e Michael, e che avevano uno strano modo per comunicare. Il loro modo di comunicare era quello di usare i numeri primi e si scambiavano numeri primi di 6 cifre. E Sacks, per caso, capita in questa casa, si accorge di questo strano fenomeno, si accorge di come loro si scambiano questi numeri e ogni volta che uno dei due per caso imbrocca un nuovo numero c'è una grande eccitazione, una grande allegria tra di loro. E a questo punto ha un'idea. Quando torna a casa, prende e va a cercare dei numeri a 8 cifre, sempre numeri primi, e durante l'incontro successivo li dice. E i gemelli ci pensano un po' su e dopo, quando scoprono che anche quello è un numero primo, esultano perché chiaramente hanno trovato dei nuovi numeri primi. E da una parte, se Sacks era ricorso a delle tavole chiaramente di numeri primi, è molto interessante cercare di capire come questi gemelli potessero individuare i numeri primi così velocemente, oltretutto. Avevano una formula magica, avevano qualche strana cosa, chi lo sa perché? Perché prima che qualcuno potesse scoprire come facessero, quando avevano 37 anni, i gemelli furono separati dai medici, che erano convinti che il loro linguaggio numerologico privato in qualche maniera ostacolasse la loro crescita e il loro sviluppo. Sono convinto che se quei medici avessero ascoltato le conversazioni che si possono sentire nelle aule di ritrovo dei dipartimenti di universitari di matematica, probabilmente avrebbero raccomandato di chiudere anche quelle perché non sono molto diverse. E forse, può darsi, chi lo sa, potevano anche usare qualche strano trucco. Abbiamo un piccolo teorema di Fermat in matematica che permette di fare cose del genere, ma non fino a quel livello, perché in ogni caso, prima che fossero separati, erano arrivati a generare numeri primi di 22 cifre. E vi posso garantire che neanche Bill Gates di Microsoft, con tutti i suoi soldi, i suoi ricercatori e i migliori computer che esistono oggi, sarebbe in grado di fare un software che sia capace di generare numeri primi a 22 cifre, oltretutto alla velocità con la quale quei due gemelli autistici li generavano. Abbiamo dei cambiamenti, cambiamenti in atto. Dal 99 iniziamo ad avere dei cambiamenti sul numero delle eliche del DNA. In realtà, quel periodo lì, anch'io, come tanti altri, pensavo che ci fosse un grande cambiamento in atto, ma mi mancavano le informazioni scientifiche, ma mi mancavano a causa della mia ignoranza. Io sono un fisico e non sono un genetista. In realtà, successivamente, ho scoperto che nel 1993 erano già stati pubblicati dei articoli scientifici sulle variazioni del DNA e che poi dal 1995 ci sono state proprio le osservazioni di bambini nati con 3 eliche del DNA. E non abbiamo dei dati precisi al riguardo, non esiste uno screening a livello mondiale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non può supportare dei costi ingenti come sarebbero quelli per riuscire a fare uno screening di questo tipo. Però da deduzioni pensiamo che siamo andati ormai oltre il 20% dei nuovi nati. Ma questo non basta. Stiamo passando da 3 a 4 eliche. Il 20 gennaio 1913 la rivista scientifica Nature Chemistry ha pubblicato il resoconto di questi ricercatori, che sono tutti ricercatori di Cambridge, che annunciavano di aver osservato DNA umani con 4 eliche del DNA. E per
Personalmente credo che si tratti di un ulteriore passo nell'evoluzione spontanea della specie umana, della quale parleremo fra poco. Peraltro, stando a certe fonti che non sono di natura scientifica, io sono un po' un fisico borderline, nel senso metafisico, metateologo, e quindi mi occupo anche di dei messaggi che ci arrivano dagli amici del piano di sopra, ma gli amici del piano di sopra ci hanno detto che il nostro DNA multidimensionale è fatto da 4 terne di 3 strati ciascuna, quindi per un totale di 12 strati del DNA. E quindi questo porterebbe alla logica che il numero di eliche massimo è 4. D'altra parte questa cosa non la possiamo andare a misurare con i nostri strumenti, perché i nostri strumenti sono tridimensionali e non multidimensionali. Beh, abbiamo altri cambiamenti, vi sto facendo una carrellata di cambiamenti in atto. I raggi gamma, le radiazioni che vengono fuori dalla Terra hanno iniziato ad aumentare in maniera incredibile. Radio, polonio, stronzio, cesio, potassio emettono sempre radiazioni più forti, e in particolare il potassio emette continuamente raggi gamma che possono essere captati con macchinari opportuni. E la fonte qui sono le normative svizzere sulle fonti naturali di radioattività. Dall'altra parte c'è un'affermazione del professor Galli che dice che la dottrina più diffusa ed ufficiale è quella sostenuta dall'autorevole International Commission of Radiological Protection, che ispira la legislazione protezionistica di tutto il mondo. Una soglia per i livelli di radiazione non esiste. Anche un solo evento, per esempio un fotone ad una particella, che determini una rottura di entrambi i filamenti che formano l'elica del DNA, può essere sufficiente a dare inizio a un tumore maligno o ad un'alterazione genetica ereditaria. Ci sono altri cambiamenti in atto. Chiaramente non ho la possibilità e il tempo per entrare in tutti questi, li ho solamente elencati. C'è una diminuzione del campo magnetico terrestre che addirittura ogni tanto si annulla, e questo ha azzerato tutte le teorie fisiche sull'origine del campo magnetico terrestre. Se una persona oggi mi dice cos'è il campo magnetico terrestre, da dove viene, come fisico devo rispondere onestamente: non lo sappiamo più, credevamo di saperlo. Sono in aumento le frequenze di risonanza di Schumann. Schumann era un fisico di Monaco, e queste frequenze sono le frequenze di risonanza della Terra, molto importanti perché sono quelle sulle cui si basa poi il nostro orologio interno e la nostra testa. Sono in aumento lo spostamento dell'asse terrestre, quello di rotazione, che sta cambiando con velocità crescente negli ultimi anni. Sono in aumento le radiazioni dal Sole, è variata la forma della Terra, la forma della Terra è cambiata, non è più a pera, è diventata una zucca. Il buco dell'ozono anch'esso ha variazioni improvvise, strane, e gli effetti di tutti questi cambiamenti si mescolano tutti quanti tra di loro. Però questo cambiamento è stato anche predetto. E torniamo alla bellezza di 38 anni fa. C'era un signore di nome Eugenio Siragusa che annunciava 38 anni fa che noi abbiamo due genetiche nell'umanità, una genetica DNA e una genetica GNA. E lui intendeva per DNA il 5% attivo e per GNA, cioè genetica naturale atlantidea, quel 95% che è stato erroneamente chiamato spazzatura. Chi era Eugenio Siracusa? Beh, era un signore, un siciliano, che, vedete, la Domenica del Corriere nel 62 gli dedicò addirittura la copertina, perché entrò in contatto con degli extraterrestri proprio sulle pendici dell'Etna, e da questi extraterrestri ricevette un mare di informazioni, e non solo, gli cambiarono totalmente la sua vita. Andiamo a leggere cosa ha scritto. Non vi è stato detto che siete nel mondo e non del mondo? La vostra struttura informativa genetica non è DNA, ma GNA, genetica cosmica posseduta dai titani coordinatori dell'idea creativa. 7,5 milioni è il numero di coloro destinati a possedere la genetica GNA all'origine, cioè la nostra intendeva i risvegliati, e la nostra genetica che non è certamente di questo mondo.
Non vi stupite e non vi rammaricate se sarete rigettati da coloro che posseggono la genetica DNA. La dinamica evolutiva materiale in fase crescente è la risultante della dinamica spirituale in fase crescente, ascensionale, proiettata al di là dei valori primordiali creativi. Con lo sviluppo della genetica DNA, la vostra coscienza viene spinta al di fuori della coscienza uomo-animale, assumendo caratteristiche sostanzialmente diverse e manifestando nuove qualità spirituali, materiali e morali. Per coloro che hanno raggiunto il gradino di questa nuova attività genetica, comprendere questo mio discorso non è difficile, anche se non credo il momento giusto per ampliarlo ulteriormente. Era il 4 gennaio del 1977. E ha ripreso questo discorso poi in un altro incontro nel 1983. Vedi, questi bambini che nascono sono i vivi, non sono i morti. Quando vengono hanno un programma ben preciso da svolgere, ma un programma che viene dai vivi, non dai morti. Si incarnano per un atto di amore. Non è che hanno bisogno per un karma da scontare. Sono bambini programmati. C'è una manipolazione ben precisa. Quando si parla dei figli della luce, vengono alla luce, non vengono dalle tenebre. Non è reincarnazione. E quindi questi bambini ritornano più che per purgare, per aiutare, per svolgere un certo programma, per stimolare una redenzione. La redenzione che non è stata accettata, perché se l'umanità fosse stata redenta, non ci sarebbe bisogno di questo. Se fosse redenta, a quest'ora sarebbe il paradiso. Saremmo felici, molto felici, ma non siamo felici. Quindi è importante che questi bambini, nati da una certa radice, abbiano un'assistenza particolare, perché hanno un potenziale di attività che per la loro piccola mole devono essere guardati, perché possono fare delle cose che il corpo non gli consente e può essere pericoloso, perché hanno una particolare coscienza. E quindi possono venire per missione o per giustizia, perché molti di questi bambini saranno dei giustizieri tremendi. Bisogna vigilarli, evitare di farli inquinare. Questo è molto importante, perché possono inquinarsi e possono perdere la loro programmazione. Era il 18 agosto del 1983. E questi sono gli appunti, i dati, gli scritti dai quali io tratto questi testi. Speciazione. Ma cos'è la speciazione? La speciazione è un processo evolutivo grazie al quale si formano nuove specie di quelle preesistenti. Il fenomeno opposto della speciazione è l'estinzione di una specie. Il concetto di speciazione è stato essenzialmente sviluppato da Ernst Mayr, un noto biologo, naturalista e genetista tedesco che poi si è naturalizzato americano. La speciazione risulta dalla selezione naturale oppure dalla deriva genetica, che sono i due motori dell'evoluzione. La speciazione, che è una delle colonne portanti del neodarwinismo, parla di una nuova specie, non di una nuova razza. Non vi sto parlando che dopo i bianchi, i gialli, i neri, adesso arriveranno una razza verde. No, stiamo parlando di una nuova specie umana. Vi sono vari tipi di speciazione e una di queste è la speciazione simpatrica, che avviene quando due popolazioni non isolate geograficamente come l'umanità si evolvono in specie distinte. In questo caso la selezione naturale è quella che gioca un ruolo cruciale. Il fenomeno presenta ovviamente dal punto di vista scientifico ancora molti aspetti controversi, ma è stato molto ben documentato in alcuni casi, come ad esempio i pesci di acqua dolce della famiglia dei ciclidi. Ora, aver osservato delle mutazioni come quelle che vi ho detto nel DNA umano fa pensare che ci sia un processo di speciazione in atto anche per il genere umano. Viceversa, le predizioni di una necessità della speciazione, che non sono solo quelle di Eugenio, c'è stato uno molto più importante, molto più autorevole di lui, 2000 anni fa, che ci ha predetto queste cose, fanno pensare a una variazione del DNA. Abbiamo bisogno di ulteriori conferme, ma l'ipotesi è molto plausibile. In pratica è qualche cosa del genere.
nel senso che c'è un'evoluzione naturale, la vecchia evoluzione che continua linearmente e da un certo momento in poi si stacca e parte una nuova evoluzione, l'evoluzione di una nuova specie. In realtà gli archetipi di questa nuova specie sono già presenti da sempre nell'umanità. È un problema di percentuali, quando le percentuali superano una certa soglia il fenomeno diventa evidente. E allora siamo di fronte a un fenomeno complesso perché tira in ballo l'intero DNA, non solo quel 5%, ma tutto il DNA. E qui ci vuole la fisica quantistica e ci vuole un concetto un po' difficile, che è quello del vuoto quanto meccanico. Cosa significa questo? Significa fondamentalmente che dentro ogni atomo del nostro corpo, come dentro ogni atomo di qualsiasi cosa, c'è uno spazio che è stato simpaticamente chiamato vuoto quanto meccanico, ma che in realtà è la cosa più piena che esiste nell'universo e che contiene fondamentalmente un frantale dell'intero universo. Chi ha proposto questo è stato Massimo Corbucci nel 76 e che ha anche elaborato un nuovo sistema di riempimento dei livelli atomici che è molto importante perché finalmente abbiamo una tabella di Mendeleev completamente rifatta. E l'osservazione sperimentale ha permesso di riscontrare come gli effetti gravitazionali che ci arrivano anche da aggregati molto lontani del cosmo arrivano sulla Terra attraverso una specie di scorciatoia. Quindi l'idea di onde che si propagano a livello gravitazionale è errata. Ci deve essere la gravità non è quello che abbiamo sempre pensato, non è una forza di attrazione fra due masse, è una cosa totalmente diversa. E ormai ne abbiamo la conferma scientifica. Perché ne abbiamo la conferma scientifica? Perché se prendo due oggetti dello stesso peso, un chilo di alluminio e un chilo di ferro, e li metto a una certa altezza nel vuoto e li lascio cadere, l'alluminio arriva prima. Cioè, non se, Galileo pensava che arrivavano allo stesso istante perché non aveva gli strumenti per misurare esattamente, ma invece l'alluminio arriva prima e se mettessi un chilo di idrogeno arriverebbe prima di tutti perché l'idrogeno è il più veloce di tutti. Allora vuol dire che la gravità è tutta un'altra storia e vuol dire che il vuoto quanto meccanico è il mezzo attraverso il quale avviene la comunicazione fra tutte le particelle dell'universo e il luogo dove ha collocazione ogni cosa è il frattale dell'universo in ogni atomo ed è anche il luogo dove avviene il cambiamento del software del nostro DNA, quindi quello che genera tutti questi fenomeni. E allora, come avete visto, abbiamo almeno tre cose che si stratificano tra di loro e che si sommano tra di loro, che sono l'evoluzione naturale della specie, i cambiamenti naturali dei parametri ambientali e gli inquinamenti industriali e le attività umane. Del primo abbiamo già parlato, adesso parliamo un po' del secondo, del terzo ne parlerà il relatore successivamente. Allora, ancora sui cambiamenti ambientali. Abbiamo detto che l'intensità dei raggi gamma sta aumentando. Senza dare dei dati complessi dal punto di vista scientifico, vi faccio l'esempio. Nel 2002 per fermare queste radiazioni bastavano 7 centimetri di piombo. Adesso ci vogliono 30 centimetri di piombo. E questo è fonte del CNR di Tor Vergata. Quali sono le conseguenze? Andiamo a livello spicciolo. A livello spicciolo, se una donna incinta ogni sera va a dormire e per caso la sua posizione sul letto corrisponde a un punto di emissione, visto che i raggi gamma passano tranquillamente il cemento armato, è come se si recasse ogni sera in ospedale a fare una radiografia. Riuscite a immaginare le conseguenze di questo? Quante sono le probabilità che non intervengano delle mutazioni permanenti nel DNA del figlio che nascerà? E allora che fare? Beh, che fare di fronte a tutto questo? Da una parte, continuare la ricerca scientifica, è fondamentale. Ancora troppe poche persone si stanno occupando in termini di ricerca di tutti questi cambiamenti. È fondamentale andare avanti con la ricerca scientifica perché? Perché abbiamo la necessità di comprendere, di avere una conoscenza profonda di tutto quello che sta succedendo. Però nel frattempo che
i ricercatori vanno avanti con le loro ricerche, noi che cosa possiamo fare? Noi possiamo accogliere questi bambini nella maniera adeguata. E allora il cambiamento è così radicale e totalmente nuovo per l'intera umanità e abbiamo veramente poche certezze. Ma ce n'è una. Abbiamo la certezza che questi bambini hanno una particolare sensibilità che va oltre i 5 sensi ordinari. Qualsiasi sia la situazione particolare, anche in quei casi che sembrano indicare la presenza di una patologia, in ogni caso loro ci sentono dentro, ci sentono per quello che siamo e non per come appariamo. Quindi l'accoglienza deve essere di tipo quantistico, in che senso? Nel senso che non bastano le braccia e neppure i baci e neanche le emozioni che comunque sono così importanti per loro che sentono in questa maniera. Sono tutte cose indispensabili ma non sufficienti. Ci vuole tutto noi stessi, ogni singolo atomo del nostro essere che vibri facendo festa per accogliere i bambini dagli occhi di sole. Grazie. Buonasera. Io vorrei sapere se rispetto a quei bambini, penso, nei quali è stato trovato un DNA a 3 o 4 eliche addirittura, sia stato poi possibile anche verificare se loro avevano un'intelligenza più sviluppata o comunque diversa rispetto a quello che sono le nostre capacità, fra virgolette, standard, o addirittura se riuscivano a sviluppare capacità diverse e che quindi ci desse anche una risposta rispetto a cosa sono questi bambini indaco, sono questi che hanno questa nuova genetica o quali caratteristiche diverse ci sono in loro? Sicuramente c'è un pericolo, ok, dal quale dobbiamo stare lontani, e cioè di associare questi bambini a delle doti eccezionali, fuori dal comune e così via. Non perché in effetti una parte di questi bambini non abbia doti veramente eccezionali, ma perché fondamentalmente quello che sta cambiando è un cambiamento che non include necessariamente cose di questo tipo. Allora, è importante capire che ciascuno di questi bambini che arriva ha un suo progetto, un suo programma. E come qualcuno ha detto prima, cosa farai da grande? Farò il bravo papà e avrò dei figli. Ok, cosa importantissima. Quindi bisogna capire che la manifestazione di questi bambini può essere anche apparentemente molto normale. Quello che conta invece è come loro vivono la realtà. E spesso purtroppo noi non stiamo attenti alle loro parole, perché ad esempio quasi tutti questi bambini hanno dei ricordi molto netti delle vite precedenti o da dove stanno arrivando. E quindi se ad esempio li sollecitiamo da questo punto di vista, ci daranno delle risposte sorprendenti. Certo, in mezzo a tutti questi bambini abbiamo anche dei casi eccezionali. Abbiamo dei bambini che riescono ad esempio a controllare la materia, cosa che ne abbiamo avuto 1-2000 anni fa che controllava la materia, ma prima era risorto. Effettivamente è eccezionale. Eccezionale però non così impossibile dal punto di vista scientifico, nel senso che c'è la possibilità di dare una spiegazione a come una persona possa far lievitare un corpo o come lui stesso possa librarsi nell'aria e lievitare. Ci sono state discipline che hanno tentato di insegnarci a fare questo volontariamente. Ci sono persone che lo fanno. Allora, certo, ancora una volta è un discorso di percentuali, però in ogni caso quello che voglio dire è che non aspettiamoci una generazione di bambini che sono
degli extraumani, no, sono umani come noi e hanno bisogno anzi di 100.000 attenzioni. Io vorrei riportare questo punto perché per me è fondamentale, cioè noi siamo abituati che ai bambini bisogna insegnare, segnarli dentro. Questi bambini non li dobbiamo segnare dentro, non abbiamo nulla da insegnarli. A questi bambini dobbiamo, con questi bambini, stabilire un rapporto educativo, ex ducere, fargli tirare fuori tutto quello che hanno dentro. Perché se noi gli diamo la possibilità di tirare fuori tutto quello che hanno dentro, loro hanno la possibilità di realizzarsi, ma noi abbiamo una eccezionale possibilità per imparare. No, buonasera, complimenti per la conferenza, però in effetti ci mancava veramente questo anello mancante, dove la spiegazione vera e propria dei bambini indaco, cristallo e arcobaleno, cioè da dove derivano proprio queste classificazioni, i loro, perché io so che per esempio ci sono delle connotazioni fisiche ben precise che alle volte sono visibili in questi bambini, e volevo un attimo capire intanto da dove è nato, quando è nato questa classificazione, e, cioè io ero venuta proprio per questo interesse. E sapere anche le ultime novità, perché a me per esempio manca tutta la parte dei bambini arcobaleno, per esempio era rimasta qualche infarinatura sui bambini cristallo, però da dove proprio partiva tutta questa classificazione, brutto dire, ma grazie, buonasera. Indaco, cristallo, arcobaleno, a me non piacciono questi termini perché non mi è mai piaciuto chiamare con dei colori dei bambini, però in realtà tutto nasce da una cosa che quando è stata scoperta non sapevamo scientificamente a cosa fosse riferita. Stiamo parlando dell'aura fondamentalmente, che è questo corpo che avvolge il nostro corpo, e di questa psicologa americana che ha iniziato a vedere dei bambini con le aure color indaco. E questo era anomalo, perché nella tradizione questo colore non ci doveva essere. In realtà io vi dico, secondo me c'è sempre stato, solo che ancora una volta è una questione di percentuali. Una volta i bambini indaco erano delle rarità, mentre da un certo momento in poi hanno aumentato di numero e quindi ci si è accorti di questo. E quindi cosa ha fatto questa psicologa? Ha iniziato a stare dietro a tutti i bambini indaco che incontrava e cercare di vedere come si comportavano, che doti avevano e così via. E di lì è nato tutto il discorso dei bambini indaco. Tutto un discorso che non si riusciva a spiegare finché non è arrivato un signore che si chiama Ingegner Cash, il quale ha scientificamente scoperto che in realtà quella che possiamo chiamare aura o corpo astrale o anima o come volete voi, in realtà non è altro che un corpo fatto di elettroni che circonda tutto quanto il nostro corpo. E tra le altre cose, dall'allineamento di questi elettroni e da come si dispongono nello spazio e si allineano e si concatenano, dipendono poi tutta una serie di funzionamenti interni del nostro corpo e quindi anche un mare di malattie che sono generate proprio da disallineamenti di questo corpo. Solo che questi elettroni sono quei famosi birichini in fisica, che sono da una parte delle particelle dotate di massa e carica elettrica, ma dall'altra parte invece delle onde di luce. Ed è per questo che se le persone che sono capaci di vedere l'aura vedono dei colori, e i colori sono determinati dal nostro stato emotivo di quel momento e anche dal nostro stato di salute e anche dal nostro stato di evoluzione. Quindi di lì è nato tutto il discorso di questi bambini particolari, perché questi bambini particolari hanno un'anima o un corpo di luce o un corpo astrale, chiamatelo come volete, ma che vibra a delle frequenze che non sono quelle normali.